Livorno, a quelli di sua gente che artefici di un'Italia più grande, dalle trincee balzarono eroi nell'immortalità della storia. Io abito a Livorno, ma di queste lapidi ne è piena l'Italia, queste lapidi menzogniere, come delle piazze cadorne. Quando 10 anni fa, con Rigoni Stern, decidemmo di fare questo lavoro, io gli proposi un titolo molto provocatorio, sicuramente inatteso, senza vincitori né vinti, perché queste lapidi mentono, non ci sono stati vincitori, non ci sono stati eroi, ci sono stati soltanto in tutta Europa milioni e milioni di ragazzi, diciottenni, ventenni, contadini, che non sapevano per quale motivo erano al fronte a ammazzarsi e farsi ammazzare. È stato un grande inganno, come tutte le guerre, e la prima guerra mondiale più delle altre. Mario Rigoni Stern fu d'accordo con me, tutti fummo d'accordo. E ora, 10 anni dopo, tornare per i 100 anni dalla fine di quella enorme menzogna, di quel grande inganno che è servito soltanto ad arricchire industriali e al godimento di imperatori, re e generali, tornare a 100 anni dalla fine di quel conflitto assurdo, insieme a Simone Cristicchi, a Marco Paolini, a Alessandro Grego e a tutti gli altri, a ripetere questa cosa importante, a ricordarcelo, senza vincitori né vinti.